Io racconterei Bologna e i suoi cittadini, sia passati che presenti, attraverso la mappa degli orti urbani e delle aree ortive comunali. Gli orti urbani ce ne sono ovunque a Bologna. Bologna è una città dove si zappa e si coltiva, ha dei bellissimi giardini, degli alberi secolari, sono più o meno nascosti nei giardini della città, sarebbe una Bologna da scoprire e io vorrei una mappa del genere se fossi un turista. Tutti i turisti hanno bisogno di una mappa, di più mappe per studiare la città prima di arrivare e per potersi muovere all'interno della città, capire cosa c'è da fare in città e quali sono gli angoli, i posti da scoprire. Non esiste un turista senza mappa. Beh, se mi dici Itaca, mi vengono in mente tante esperienze vissute con il Festival sul Turismo Responsabile che parla di orti da tanti anni, essendo un po' rivoluzionario come un po' rivoluzionaria Gramigna, ci ha seguiti negli anni in tanti modi diversi. Quest'anno siamo qui nella sala delle mappe dell'ASP, ma gli anni passati abbiamo fatto giri negli orti, abbiamo parlato di orti in tanti modi. Quindi io ringrazio Itaca, mi vengono in mente gli orti e mi viene in mente un bellissimo viaggio.